una giornata di festa ma anche una giornata di lotta politica in un momento particolare. Siamo nel 2023 e ancora dobbiamo spiegare al ministro allo sport che l'omosessualità non è una scelta e che soprattutto i Pride non sono manifestazioni in cui ci si esibisce, in cui siamo esibizionisti, ma piuttosto portiamo in piazza le nostre rivendicazioni, le nostre battaglie per un mondo più inclusivo che ci preveda, che ci comprenda. Sicuramente Reggio Calabria, ma anche tutto il sud, rappresenta un mondo da scoprire e da valorizzare. Anche per quanto riguarda le nostre battaglie e le nostre lotte, noi sappiamo che qui al sud è più difficile essere gay, lesbica, trans, bisessuale, intersex, asessuale, piuttosto che al nord. Però da qui parte una resistenza importante, proprio dal margine, dalle periferie. Noi crediamo che possa nascere una lotta che possa di nuovo parlare di diritti di tutte le persone, diritti soprattutto delle persone trans e non binarie che sono nel mirino di questo governo, diritti delle famiglie omogenitoriali, diritti soprattutto dei loro bambini e delle loro bambine che si vedono negare in questo momento storico la possibilità di avere entrambi i genitori riconosciuti dallo Stato. Nel 2014 la città di Reggio Calabria ospita con enorme orgoglio la parata del Gay Pride. È un modo per dire sì ai diritti di tutte e di tutti, e la città dello Stretto è felicissima di poter ospitare quella che è un'occasione fantastica dal sapore internazionale, che ci fa sentire veramente protagonisti senza alcuna differenza e sempre più forti nel dire no ad ogni tipo di violenza, no all'omofobia. Anche quest'anno Reggio Calabria Pride, partiremo dalla Villa Comunale, torna protagonista questa piazza che, per chi se lo ricorderà, è stato l'inizio anche del primo Pride della storia calabrese nel 2014. Quest'anno è stato un Pride molto particolare, un rocambolesco coordinamento che ha dovuto superare tantissimi ostacoli sia di natura burocratica che di natura politica, ma alla fine ce l'abbiamo fatta a portare per strada questa manifestazione che, come si può vedere dalle immagini, porta per strada tantissime e tantissimi giovani. È a loro che la politica deve dare le risposte più importanti, è a loro che il governo nazionale deve rispondere, perché il futuro è adesso e, come diciamo sempre, è questo il tempo che ci è dato per essere felici. Quindi quando ci dite di attendere i diritti, ci state dicendo voi vivete adesso e non dovete esserlo. Noi non lo vogliamo, noi vogliamo essere felici per chi siamo, per i nostri orientamenti sessuali, per l'identità di genere che vogliamo esprimere, e il Pride è un modo colorato per farlo. Siamo molto contenti dei risultati che stiamo vedendo. Il concentramento è pieno, la città sta rispondendo benissimo. Non è stato semplice arrivare a questo punto, sono state varie le difficoltà, ma questa è la giusta ricompensa, quindi siamo sicuri che sarà un successo. Sì, proprio nei giorni scorsi l'associazione Arcigay Reggio Calabria mi ha invitato a prendere parte a questa iniziativa, e sulla base anche delle interlocuzioni che nel corso degli ultimi mesi avevamo avuto con Arcigay, proprio perché l'ufficio del garante ritiene fondamentale promuovere la cultura della non discriminazione, perché l'amore non può e non deve conoscere diversità. Arcigay Reggio Calabria ha anche chiesto all'ufficio del garante di impegnarsi sul tema della prevenzione delle tossicodipendenze e delle dipendenze, per cui a breve invieremo una missiva a tutti gli attori coinvolti proprio in tema di prevenzione, perché si possa creare un accordo di collaborazione proprio per promuovere la sensibilizzazione e la prevenzione di queste dipendenze e tossicodipendenze già a partire dai banchi di scuola. Questo è un paese in cui c'è una diffusa cultura dell'odio, quindi noi dobbiamo fare un lavoro molto importante di rivoluzione e di ricostruzione del tessuto socioculturale, e partire da qui, da questi posti, è un segnale davvero molto importante, perché qui c'è l'attivismo di frontiera che fa la differenza. Yeah, city now. Oh yeah.